Per voi che volete costituire l'associazione o il consorzio, l'investitore serve a poco, l'investitore economico, no? Perché serve più all'impresa agricola che deve produrre poi la buona cime di rape. Adesso faccio una domanda a voi, beh, di qualcuno lo so già, ma voi siete degli investitori? Voi investite nelle cose che fate? Dovete usare il microfono per rispondere. Volete raccontarci la vostra esperienza di investitori? Io penso che in primo luogo si è investitori di tempo quando si crede in un progetto e quindi il tempo, l'idea, le energie e le sinergie che nascono, cioè partono tutte di là, dalla questione tempo. Più uno dedica tempo, ovviamente tempo in rete, non è, cioè, il progetto non va avanti su due gambe e due braccia. Però è un tempo in relazione, cioè il fare squadra intorno ad un progetto, almeno è la nostra piccola, come dire, esperienza che stiamo portando avanti da un annetto a questa parte, un anno e mezzo, è quello di dedicare tempo e fare rete, cioè cercare degli stakeholders, dei portatori di interesse che siano in grado non solo di investire economicamente, ma investire anche in termini pure loro di tempo, di presenza, anche di entusiasmo, perché cioè, se no non si parte, non si va da nessuna parte. Cioè, queste due, diciamo, bisogna secondo me camminare su questi binari, l'idea, l'entusiasmo e il tempo, sempre in relazione. Noi parlavamo ieri di comunità. E quindi anche la nostra associazione, che si costituisce di 28 membri, è una piccola comunità che sta iniziando a prendere corpo e a fare quelli che sono i suoi primi passi. Imprenditori E nella vostra esperienza di imprenditori agricoli, che tipo di investimento fate? agricoli, noi abbiamo avuto una piccola esperienza di export. Del nostro olio in Trentino. Avevamo praticamente una signora che abbiamo conosciuto lì in Trentino che faceva da rappresentante della Vorwerk, del Folletto praticamente, che riusciva a piazzarci il prodotto anche con Cioè, prego. mentre vendeva Sì, le mentre vendeva aspirapolveri, vendeva anche uno, vendeva l'olio. anche l'olio Grazie. e quindi diciamo è stata una fortuna per qualche anno aver collaborato con lei. Quindi questo, poi ovviamente l'olio si vende a livello locale, ci sono i clienti fissi ai quali ovviamente fai prezzi di mercato, i margini non sono da contemperarsi perché quando si fa agricoltura non è che si può parlare di chissà che a livello di margine, però la remunerazione sta nel fatto che ogni anno il cliente viene da te a chiedere l'olio, sai che è un cliente fidelizzato, c'è cioè la qualità e non, come dire, la remunerazione è anche quella, cioè anche se vai con le spese pari pari rispetto a quello che tra virgolette ricavi, il tutto però penso che sia la stessa esperienza per un ristorante, quando c'è la qualità e la premialità che deriva da, insomma, dei premi che hanno avuto su New York, quindi insomma non penso sia. Beh, nel caso vostro forse anche c'è stato un investimento nel percorso di studi, anche tuo. Investire anche per quanto riguarda lo sfruttamento delle conoscenze professionali adeguate e mirate, sfruttando quanto più possibile le risorse del territorio, come stiamo portando avanti noi il discorso dell'associazionismo a livello locale. Anche se abbiamo avuto un po' di difficoltà nel reperire i produttori, che sono i maggiori rappresentanti, diciamo, attori del processo produttivo, e coinvolgerli nell'associazionismo, nell'unirsi, nel cooperare con la guida di esperti, come abbiamo riferito in precedenza, delle diverse
figure, l'imprenditore, l'avvocato, il commercialista, anche l'autotrasportatore, il venditore al minuto, soprattutto il venditore al minuto. Infatti abbiamo recuperato licenze rilasciate ai produttori dall'80-82 fino a 2-3 anni fa, dove attestiamo e abbiamo attestato presso l'università che effettivamente da 30 anni quella determinata persona fisica produceva il prodotto che noi vogliamo valorizzare. Quindi, coinvolgendo le diverse figure professionali, abbiamo investito per ora non tanto sull'aspetto economico-finanziario, ma sull'aspetto tecnico-professionale degli attori che hanno partecipato al progetto. Ok. Michele? Investimento, che esperienza di tempo, sì, principalmente in questo momento è il tempo, e sto investendo appunto nella formazione, che vengo da una formazione più tecnica, quindi mi sto iniziando a, cioè sto iniziando appunto a... E i soldi? Come? I soldi quando cominciano a girare? Magari, no, siamo ancora nella fase... Del chi non, chi non risica non rosica. Sì, assolutamente. Il problema dei soldi è appunto non, come posso dire, il concetto di investitore economico vero e proprio non credo che si possa fare nel mio paese, per il semplice fatto che non, a parte che non ci sono e poi non so chi ha, come posso dire questa cosa, chi ha già, chi fa degli investimenti in agricoltura, almeno nel mio paese, lo fa sui macchinari, sulla tecnologia, per poi fare conto terzi. Quindi la maggior parte è quello, cioè gli investimenti agricoli negli ultimi anni, almeno quelli che io ho potuto vedere, sono quelli: comprare macchinari per poi fare conto terzi. Sono tutte quelle persone che non riescono per l'età a portare avanti la propria terra, semplicemente quello. Solo che si affidano più volentieri, si affidano più volentieri anche le aziende lontane dal paese, sempre con quel discorso che facevamo prima, dove ti avevano proposto dei terreni a 80 km, preferiscono andare a prendere i mezzi da altri paesi invece che magari mettere una quota ciascuno, comprarlo e utilizzarlo per tutti, che sarebbe più giusto e logico. Investimenti economici, la domanda. Investimenti economici è una questione di reale o forse ci si crede poco nella progettazione? Cioè, non vorrei che, nella mentalità comune, che aspettiamo che i fondi vengano per forza da fuori perché non vogliamo toccare eventualmente i nostri fondi perché crediamo che poi li perdiamo. Ma se in un progetto non ci... Ecco, parliamo. La mia esperienza da investitore, iniziamo a essere precisi, co-investitore, e mi riferisco alle attività di famiglia, nell'eccezione non ereditata da papà, ma creata da tre fratelli. Io mi sono trovato a sposare questo progetto a distanza, ero uno degli emigrati di cui prima. Sì, si è investito ponendo a garanzia il proprio posto di lavoro, si è investito utilizzando quei canali che nel 2005 erano un po' più aperti adesso, il finanziamento bancario, del mutuo, dopo che si era valutato e successivamente esclusa la possibilità di attingere a finanziamenti di altra natura, fondi europei, fondi lì, forse ci abbiamo creduto poco, onestamente. È subentrata la paura, perché giustamente chi supporta questi tipi di progetto ha bisogno anche lui di guadagnare, di ricavarsi il proprio margine. Però ci è sembrata, ma magari abbiamo sbagliato, non lo sapremo mai, e che il rischio era alto, che insomma il finanziamento fosse andato più ad agevolare il consulente che a concentrare le risorse sul progetto obiettivo. Il finanziamento, personalmente credo che
La possibilità di mettere dei fondi propri, uno dei maggiori ostacoli, organizzo l'idea, è la paura, parlo per me, parlo per quanto mi riguarda, è la paura, non tanto la disponibilità, perché penso che la nostra generazione ancora può sfruttare e fare garanzia di quelle che sono le risorse familiari, un po' allargate, quelle dei nostri genitori, quindi se c'è un buon progetto, una buona organizzazione delle fasi e se c'è una buona convinzione, poi alla fin fine ci si mette anche mano a portafogli, non è questo il primo. Però alcune volte la paura maggiore nasce dalla possibilità, dall'ipotesi di sbagliare, di non aver considerato tutto e di non crederci forse fino in fondo. E questa è la mia esperienza. Mi sa di sì. Sui consulenti di progettazione. No, che altre. Ok. L'investimento più che economico da parte mia, anche se nel mio piccolo cerco di dare anche contributo economico perché diciamo che lavoro anche fuori per avere una disponibilità economica immediata. E oltre a quello ho fatto un progetto a lungo termine perché quando ho finito la scuola superiore ho fatto il liceo linguistico, cioè il liceo classico con indirizzo linguistico, ho detto che ci faccio questo diploma, non me ne voglio andare da Minervino. E quindi l'unica facoltà, nonché possibilità di lavoro era... Vabbè, faccio agraria perché più che l'agricoltore a Minervino non c'è altro. Poi mi sono detta, mi diranno braccia rubate all'agricoltura, io gli dirò ci ritorno ma vediamo un po'. Per cui c'è stato un progetto perché lavorare senza una conoscenza è... diciamo non è più accettabile allo stato attuale delle cose. Però la difficoltà più grande che blocca è proprio la mentalità che si vive in questi paesi piccoli, in cui l'agricoltore lo fa da generazioni ed è detentore della scienza. Per cui l'investimento più grande, secondo me, è far cambiare mentalità e cercare di portare innovazione prima a livello culturale e di pensiero, più che a livello concreto, perché viene di conseguenza ed è molto facile, secondo passo. Allora, mi allaccio al suo discorso. Ovviamente la prima cosa da attuare in tempi brevi e far cambiare mentalità agli imprenditori agricoli, agli operatori agricoli e ai commercializzatori, nonché anche ai condoterzisti, che il nostro comune è abbastanza rilevante come attività. Anche se, riallacciandomi al primo punto, forme giuridiche, dove se ne è discusso ovviamente stamattina con associazioni, cooperative, consorzi, profit e non profit, purtroppo per l'accesso a PSR e contributi comunitari non tutti prevedono nei soggetti beneficiari le associazioni no profit, perché i contributi non arrivano a pioggia come gli anni precedenti. Adesso arrivano mirati con un apposito business plan, con apposita documentazione richiesta, e se si è sprovvisto di tale documentazione non ci bisogna neanche avviare il progetto o l'idea innovativa da attuare. Quindi i contributi possono essere richiesti da chiunque, ma se non ti costituisci giuridicamente come cooperativa, consorzio o associazione di produttori o un OP a livello territoriale, provinciale, regionale,
non si possono ottenere. Quindi bisogna investire sulle risorse del territorio e anche con la collaborazione delle organizzazioni sindacali, che inizialmente avranno un po', come abbiamo avuto noi, un po' di problemi, avranno un po' di incertezza in merito nell'aderire al progetto. Però piano piano stiamo cercando di convincerli, quindi sfruttare e investire sulle risorse che offre il territorio. A meno che non si è costituiti in precedenza, prima della presentazione dell'idea progettuale, e quindi aderire alle diverse misure del PSR, come ne abbiamo discusso ieri sera, la misura 312 per quanto riguarda la diversificazione delle aziende agricole e l'adesione alla tutela del prodotto. Però bisogna costituirsi, altrimenti i contributi non sono più ammissibili a chiunque. Allora, io ho investito nella mia formazione, sono avvocato da 2 anni, lavoro in uno studio che mi paga una miseria e sono in fase di verifica. In fase di verifica. Sto analizzando la mia condizione attuale. Scusatemi se un po' forzatamente vi ho fatto esprimere, ma perché mi sembra che ci siano alcuni tratti comuni interessanti e anche che ci possano dare delle indicazioni su che cosa aspettarci da un'eventuale associazione di promozione, tutela dei prodotti tipici, eccetera. E, intanto molti di voi stanno dicendo investo sulla formazione, sulle competenze, e questo è già un aspetto fondamentale, secondo me. E per esempio che è strettamente connesso al tema cambiamento della mentalità degli agricoltori, cosa che dicevate voi, no? Come si fa a far cambiare la mentalità? Portiamo delle competenze nuove, delle visioni nuove, eccetera. E questo è sicuramente un elemento importante. È stato detto anche che molto investimento è tempo. È vero. Voi sapete, c'è un detto storico, che il tempo è denaro, e quindi se io ci metto tempo ci sto di fatto mettendo denaro. Poi non è sempre vero dappertutto allo stesso modo che il tempo è denaro, in qualche posto il tempo ha più valore, in altro ce l'ha meno, però fondamentalmente chi investe proprie competenze, chi investe proprio tempo sta di fatto mettendo anche un valore economico in un progetto. Questa è l'altra cosa interessante che ho sentito dire da voi in misura diversa: chi ha investito nell'azienda con i fratelli, in un'impresa con i fratelli, chi ha investito nei percorsi di studio per il proprio progetto di vita era rimanere qui, chi ha investito proprio tempo in uno studio sottopagata, eccetera eccetera. Qual è l'elemento fondamentale di un investimento? Si fa un investimento se c'è un progetto. Questo sembra una stupidaggine, però è una condizione indispensabile, sine qua non. Si fanno investimenti laddove c'è un progetto, e fare un progetto vuol dire avere un obiettivo da raggiungere, ma anche sapere quali sono i vari passaggi, il percorso che voglio fare per arrivare a quell'obiettivo. Lo dico per dire che cosa? Che se vogliamo avere degli investitori che investano su un progetto di tutela, di promozione, di valorizzazione di prodotti tipici locali, dobbiamo avere in mente un progetto e comunicare un progetto. Dove vogliamo arrivare? Vogliamo fare in modo che, adesso dico delle cose che magari saranno banali, qual è il mio obiettivo? Fare in modo che gli agricoltori di Minervino rimangano a Minervino a lavorare e che abbiano una equa remunerazione per il lavoro che fanno e che questo lavoro sia una forma di tutela del territorio anche dal punto di vista idrogeologico. Oh, questo è un progettone, un grande obiettivo. Ok, i passi che voglio fare per arrivarci quali sono? Cosa faccio in termini di formazione? Cosa faccio in termini di cambiamento della mentalità? Cosa faccio in termini di supporto agli imprenditori? Cosa faccio per valorizzare chi fa ristorazione, eccetera, eccetera? Avere un progetto in testa è una condizione essenziale per poter attrarre investitori. Non si scappa. Ma anche per poter investire
direttamente, questa è anche una cosa importante, cioè un conto è dire butto del tempo, non so esattamente perché, non so esattamente finalizzato a cosa, un conto è dire metto del tempo, investo del tempo, sapendo che quel tempo che sto investendo è finalizzato a quell'obiettivo, quello è il mio progetto, che sia uno studio per, tutto per sé, che sia un ristorante nel quale riuscire a far campare tutte le famiglie dei tre fratelli, che sia un'azienda agricola dove poter rivalorizzare le competenze che sono state fatte, eccetera. Però avere un progetto significa avere un obiettivo chiaro e avere chiari quali sono i passaggi che ci consentono di arrivare a quell'obiettivo lì. Quella è una condizione, secondo me, assolutamente necessaria. Scusate. Un'altra cosa interessante che è uscita dalle cose che avete detto, che secondo me è fondamentale, è che per avere degli investitori c'è bisogno di avere chiaro qual è l'interesse che si ha. Perché devo investire del mio tempo? Cosa mi torna? Questo è importante, avere in mente qual è l'interesse che mi torna, che ripeto, può essere economico, ma più spesso non è economico. Le cose che avete detto voi in questo momento non esprimono degli interessi economici diretti. Dice, io metto dei soldi, perché ero l'unico che aveva il lavoro sicuro, eccetera, metto soldi veri, cash. Con quale prospettiva? Il mio interesse è avere la possibilità di ritornare al paese, di avere un'attività lavorativa, di poter fare degli inserimenti, di poter aiutare i miei fratelli ad avere un reddito, eccetera, eccetera. Metto il mio tempo tenendomi anche l'altro lavoro, quindi facendo di fatto il doppio lavoro, in quale prospettiva? Una prospettiva di stare sul mio territorio, eccetera, per fare uno studio personale, eccetera, eccetera. Tutte cose che non sono, come dire, una rendita economica diretta immediata, però dicono qual è l'interesse che ci consente di investire, la condizione che ci consente di investire. Quindi avere un progetto, avere ben chiaro qual è l'interesse per il quale facciamo questa cosa, perché questo poi è quello che muove, quello che motiva le persone a fare investimenti. La terza cosa che secondo me è molto interessante, che è uscita, è questa cosa della paura di investire. No? Che cosa? Paura a mettere i propri soldi, per esempio, cioè, ce li metto, ma li rischio, non li rischio. Ecco, una cosa che può essere interessante è che le organizzazioni di secondo livello possono svolgere una funzione di mediazione. Allora, se io ho un'associazione che si assume lei il rischio di impresa, non che me lo assumo io dico, io ho 50.000 euro. Li vorrei investire nella valorizzazione della cima di rapa di Minervino, però ho paura di perderli. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia da intermediario. Dico, guarda, io ti do i 50.000, gestiscili tu, però io non voglio rischio di impresa, non voglio perdere i miei 50.000 euro. Te li do a te, tu li investi, fai le valutazioni, eccetera, li investi, anziché remunerarmi il 5%, il 10%, il 3%, il 2%, sono anche disponibile a non volere niente di interesse, oppure ad avere soltanto la metà di quello che renderebbe sul mercato finanziario, però in cambio mi togli il rischio a me. Questa cosa qua, non dico che è ordinaria amministrazione, però ci sono un sacco di prodotti finanziari, bancari, che ti consentono di fare questa cosa, cioè di toglierti il rischio di impresa, dell'investimento economico da te persona fisica e trasferirlo su chi lo fa di mestiere, le banche. Sono loro che si prendono il rischio di impresa. Siccome tu te lo togli, ti daranno un po' meno di interesse, perché se dai i soldi direttamente a un'impresa, l'impresa ti riconosce anche il 6, il 7, l'8, il 10%, cioè qualcosina in meno di quello che pagherebbe la banca. Se tu la dai in banca, invece naturalmente avrai soltanto lo spread tra quello che la banca prende e quello che è da a te, insomma, benissimo. Però ti togli il rischio. Questa cosa qua è importante per tutelare le persone che sarebbero disponibili potenzialmente ad investire, ma che non investono per paura. E secondo me questa funzione di mediazione o di intermediazione, se preferite, è un'altra delle funzioni che possiamo tranquillamente attribuire ad un'organizzazione di secondo livello, quindi che non sono i produttori, ma che è
l'associazione, la cooperativa, il comitato, quello che potrebbe diventare l'organizzazione di promozione e tutela della cima di rapa, piuttosto che dell'asparago rosa, piuttosto che eccetera eccetera. E ve lo dicevo prima, nell'esperienza nostra, il fatto che ci fosse la cooperativa degli asparagicoltori era una garanzia nei confronti delle banche, che il rischio se lo assumevano nei confronti della cooperativa SRL, non nei confronti delle persone fisiche. E naturalmente alla banca andava bene di avere questa cosa per il rapporto col territorio, eccetera, 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 la possibilità di investire. Questo, per esempio, ha fatto sì che molte persone abbiano fatto dei versamenti alla banca, abbiano acquistato dei titoli di credito della banca, certificati di deposito, finalizzati a finanziare investimenti, non nella nostra cooperativa, perché come vi dicevo non ne avevamo bisogno, ma in altre cooperative del territorio, quindi dove il rischio in realtà non era in capo alla persona, quindi veniva tutelata anche la paura che una persona ha di sbagliare un investimento o di perdere i risparmi della propria vita, eccetera, che è una paura assolutamente legittima, trasferendo il rischio sull'intermediatore bancario. E la banca ha più facilità a darti quei soldi, perché sono vincolati da questa gestione. Esattamente. Ok, passiamo avanti ancora? Stiamo un po' sfilacciandoci. Che ore sono? 12:35. Siete sì. Stanchi? Lui sì, abbandonato. Lunzio, sei stanco? Andiamo avanti, tranquilli? Abbiamo ancora 20 minuti, ce la fate? Va bene, proviamo. Poi vediamo un po' come organizzare il pomeriggio in maniera che sia più interattivo. Adesso magari cambiamo un po' le inquadrature per la gioia del nostro regista. Va bene. E il punto che affrontiamo adesso è il tema economie di scala. Perché l'abbiamo inserito nella scaletta? Perché le economie di scala sono tipicamente una funzione aziendale che può aiutare a, come dire, le organizzazioni di promozione e di tutela dei prodotti tipici locali a mettere insieme produttori. Alcune cose sono state dette, per esempio quando abbiamo parlato della trasformazione: se ciascun produttore dovesse allestire un proprio laboratorio di trasformazione, ci sarebbero un sacco di investimenti per delle attrezzature che in realtà vengono utilizzate molto meno di quanto verrebbero utilizzate nel caso in cui, come dire, il laboratorio di trasformazione fosse condiviso. Da un certo punto di vista mi viene un po' da ridere, perché questa cosa in agricoltura la si sa da sempre, da quando esistono, nel mio territorio, le cantine sociali, no? Tutti raccoglievano, portano l'uva e poi è la cantina sociale che la spreme e produce il vino. Mi viene un po' da ridere pensare che Marchionne, amministratore delegato della Fiat, ha detto sostanzialmente la stessa cosa riferendosi agli impianti produttivi di Fiat, che adesso non si chiama più Fiat, si chiama FCA, insomma quello che è, però ha detto sostanzialmente le stesse cose. Ha detto: noi abbiamo degli impianti produttivi che per noi lavorano al 30-40%, abbiamo una capacità produttiva in Italia non utilizzata del 60%, se ci sono altre aziende che vogliono, automobilistiche, che vogliono produrre in Italia, noi gli mettiamo a disposizione, gli affittiamo questo 60% di produzione. Perché faccio questa battuta? Perché vedete che il tema dell'economia di scala diventa nel micro e nel macro, diventa in realtà un fattore produttivo decisivo, così tanto decisivo che una multinazionale come Fiat lo adotta mettendo le proprie linee di produzione a disposizione della concorrenza pur di ottimizzarne il valore e gli investimenti che sono stati fatti. Per esempio, questa è una cosa che in certi posti del sud, penso a Melfi che è qua dietro, sta diventando un elemento decisivo anche per trattenere l'occupazione in quel territorio. Va bene, però torniamo magari un pochino al nostro piccolo, noi non siamo la Fiat per adesso, mai dire mai, insomma, però per adesso no. E vuoi provare, Paolo, a dirci qualcosina in più sul tema economia di scala? Nella vostra esperienza, quali sono i fattori produttivi che avete potuto ottimizzare utilizzando economie di scala? Allora, velocissimamente, economia di scala per noi significava soprattutto, la parola economia di scala è nata di conseguenza nel momento in cui abbiamo cambiato il mercato di riferimento,
cioè quello del piccolo, del micro territorio, a quello del territorio un po' più vasto, che è quello della città. Quindi con l'economia di scala bastava marginare molto di meno per recuperare il capitale necessario a creare il giusto profitto, il giusto guadagno per pagare e completare il ciclo di spese della cooperativa. Detto questo, anche i conferitori avevano bisogno di aumentare i loro conferimenti, perché più conferivano, più riuscivano a dare il prodotto, più riescono a dare il prodotto a prezzo più basso. Per questo motivo abbiamo quasi immediatamente aperto la seconda di punto vendita, perché il primo comunque aveva un buon risultato dal punto di vista della visibilità e della comunicazione, però in realtà dava pochi risultati ai conferitori, considerando che i conferitori dovevano portare il prodotto da 50, 60, 100 km da tutta la provincia fino in centro città, perché la città non è produttiva, ma la produttività arrivava da fuori, e prodotti agroalimentari da vendere freschi come la l'asparago rosa non può arrivare, che ha una shelf life di 60-72 ore al massimo, non può arrivare una volta a settimana, doveva arrivare due o tre volte a settimana, per comunque dei consumi ridotti, perché chi consuma prodotti tipici agroalimentari comunque è una nicchia di mercato, una fetta di mercato molto bassa, che ha un livello culturale rispetto al tema della vendita diretta e al tema dei prodotti di questo tipo di prodotti molto bassi, come un ristorante di nicchia, no? Non è che è affollatissimo, ma va chi ricerca alcuni tipi di prodotti. La stessa cosa in una bottega come la nostra. Questo non creava economie di scala, ovvero arrivare dalla pianura dove si producono le clementine in città per scaricare questo prodotto, a volte costava più il trasporto che il costo di raccolta. Quindi i produttori quasi immediatamente hanno avuto la necessità, i conferitori, di allargare, perché l'economia in questo caso, con l'economia di scala, creando un centro di raccolta più grande, che poi abbiamo creato nell'altra bottega, un centro di raccolta, un centro di smistamento, un centro di distribuzione tra le due botteghe, e magari cercare di avviare lì anche un centro di distribuzione per altri, che poi non è avvenuto, per altri rivenditori, ci ha garantito la possibilità che i fornitori potevano spuntare un prezzo, potevamo spuntare dai conferitori un prezzo più basso e quindi uscire sul mercato con un prezzo più basso. Quindi ecco, un piccolo esempio di economia di scala che è a favore di un sistema che dovrebbe funzionare sempre. Poi lasciamo stare che nel frattempo la crisi economica sopraggiungendo la crisi economica abbiamo avuto il problema inverso, che il numero di la fetta di mercato si è ristretta per i motivi di cui ho detto anche ieri. Quindi ristringendosi la fetta di mercato che aderisce a questo tipo di commercializzazione, si è mangiato fondamentalmente la redditività maggiore che proveniva dall'aumento della marginalità su quei prodotti. Non so se sono stato chiaro. Sul tema economia di scala alcune cose sono state anche già dette, no? Abbiamo, in questo caso stiamo parlando della logistica, raccogliere, diciamo dalla produzione alla raccolta è una questione che riguarda l'azienda, però già la vendita e la distribuzione per esempio è interessante farla facendo economia di scala, sia sullo stesso prodotto sia integrando prodotti diversi, la cosa che si stava dicendo, se vado sul mercato a portare solo le clementine ho un certo tipo di costo, porto solo quello, se vado sul mercato e porto le clementine, gli asparagi, le cime di rapa, eccetera, eccetera, naturalmente, come dire, abbasso il costo di trasporto, di distribuzione, questa cosa mi consente di avere un prezzo più competitivo. È stato detto del tema della trasformazione, della comunicazione, insomma, una cosa che abbiamo visto da un certo punto di vista interessante nella nostra esperienza è il tema della condivisione delle attrezzature. Noi a un certo punto abbiamo cominciato a comprare trattori
come cooperativa per metterli a disposizione delle imprese agricole. Un certo tipo di trattori, un certo tipo di rincalzatrici, che è un attrezzo che serve in particolare per la coltivazione degli asparagi, i primi li abbiamo comprati come cooperativa e poi li mettevamo a disposizione dei nostri soci per poter fare le loro lavorazioni. Poi col tempo, quando i volumi sono diventati più alti, ciascuno ha comprato il proprio, però per esempio anche il trattore per fare l'aratura profonda, poligomere, eccetera, eccetera, l'abbiamo comprato come cooperativa, perché è un tipo di lavorazione che non viene fatta tutti gli anni in tutti gli impianti. A quel punto lì poteva essere tranquillamente ottimizzato. L'altra cosa su cui è stato interessante fare economia di scala è, diciamo, una cosa che in Italia si fa poco o niente, che è la cosiddetta ricerca e sviluppo, no? Soprattutto nelle nostre imprese che spesso sono abituate appunto a lavorare in una dimensione molto micro, la ricerca e sviluppo praticamente non si fa, si cerca di seguire un po' le tendenze del mercato, ma non si fa della grande ricerca sull'evoluzione del mercato, dei prodotti, eccetera. Da questo punto di vista devo dire che una delle esperienze più interessanti di ricerca e sviluppo che abbiamo fatto nella nostra esperienza sull'asparago rosa è stata quella della convenzione con l'università per avere dei tirocinanti della facoltà di agraria che venissero da noi nelle nostre aziende a fare ricerca e fare tesi sulle tecniche di coltivazione dell'asparago rosa, per cui sono venuti in quattro scaglionati e ciascuno di loro ha messo a fuoco una particolare fase della produzione e della distribuzione, della vendita, che avrebbe potuto avere delle migliorie, per cui diciamo è una sciocchezza, però il fatto che l'abbia fatto un ragazzo tesista con un docente universitario che lo segue e che al termine presenta a tutta la cooperativa e a tutti i produttori l'esito della sua ricerca di tesi, è diventato un elemento per migliorare il processo produttivo, molto interessante da questo punto di vista. Anche l'opzione trasformazione, io ve l'ho raccontata come vi dicevo prima, ma in realtà anche lì è stata fatta una tesi di ricerca che ha messo in luce punti di forza, punti di debolezza, che alla fine ci ha fatto decidere in una direzione piuttosto che nell'altra. Da ingegneria gestionale è arrivato un ragazzo che ha fatto un lavoro sul tema del packaging e dell'imballaggio per il trasporto. Ora, considerato appunto, come si diceva, che è un prodotto che noi vogliamo che venga consumato fresco, che entro 72 ore deve essere nel piatto, per cui insomma ha bisogno di particolari modalità di conservazione, esattamente, insomma, per cui, e però incrociandole anche con esigenze di comunicazione e marketing, perché la fascetta con cui facciamo i mazzi di asparagi di Mezzago è una fascetta che possiamo dire adesso anche con orgoglio che viene riconosciuta per esempio sui banchi dei supermercati della grande distribuzione. Ci sono gli asparagi di tutti i vari produttori abbastanza indistinte, spesso comunque fasciate ma abbastanza indistinte, e poi c'è la fascetta dell'asparago rosa di Mezzago, e uno da lontano, di fronte alla chilometrica vetrina degli ortaggi, dice: quello è l'asparago rosa di Mezzago, quello è quello che voglio. Rosa, che colore deve essere? Ve l'ho fatto vedere. Sì, no, anche sotto. Sì. C'è una, in realtà tutto, no, è sotto, è bianco. È un fustellato stretto, cioè lungo così la fascetta, con una linguetta che viene messa sotto. Il mazzo viene fasciato con un elastico. Quindi se pensavo alla raffia che usate voi, insomma, mi ha fatto venire voglia di dire anche noi dobbiamo mettere, per esempio da noi una volta si faceva con i rami del salice piangente, no, del salice d'acqua, scusate, non piangente. Dopo un po' abbiamo gli elastici, fanno molto meglio, e poi vengono coperti dalla fascetta per cui non si vedono, però effettivamente
Non sarebbe male recuperare una forma di confezionamento molto più nature, senza plastica. Magari questo ci consente di strappare 50 centesimi in più al chilo, insomma, potrebbe essere un'idea da... Beh, se mi fa guadagnare 50 centesimi in più al chilo sul prezzo di vendita, è conveniente. Mo vediamo. No, però questa cosa è importante. E dicevo, tra tutte le economie di scala che possono riguardare il ciclo produttivo, dal mio punto di vista, per come siamo combinati in Italia, che è un paese dove l'investimento in ricerca e sviluppo è riservato a qualche grande impresa, oppure nel settore delle tecnologie. Sono gli unici ambiti nei quali si fanno ricerca e sviluppo, e paradossalmente sono due ambiti nei quali l'Italia è debole. Non abbiamo grande innovazione da portare nella grande industria e nel settore delle tecnologie. In alcuni settori particolari, in alcune nicchie magari sì, però diciamo, nel mondo ci sono sistemi paese che non ci vedono neanche in questi settori qua. Mentre invece si fa pochissima ricerca e sviluppo, per esempio nel micro agroalimentare. Allora, avere la possibilità di fare economie di scala in questo senso, avere la possibilità di fare convenzioni stabili con l'università, di avere rapporti con studenti magari che anche vengono da fuori, perché poi anche il punto di vista di chi viene da fuori qualche volta è un punto di vista che ci ha aperto, come dire, degli scenari a cui noi non pensavamo. Perché noi siamo capitato nell'associazione della Cima di Rapa che chi ci ha fatto la tesi è un ragazzo di Spinazzola, che è un paese qua vicino, quindi il ragazzo ha dato valore all'ortaggio, è venuto in associazione, ha presentato la bontà del progetto e quindi insomma siamo contenti che sia iniziato questo circolo virtuoso. Molto probabilmente ci sarà qualche altra tesi in economia. Andrea, il ragazzo che era qui, l'ho invogliato, diciamo, a dire perché non ci pensi anche tu e hai come oggetto di discussione un'azienda del territorio che produce cime di rape, legandoti alla Deco e quant'altro, cioè perché poi facciamo delle tesi che non esistono, sparate per aria, però nel concreto anche un'ipotesi di collaborazione e chissà domani un lavoro, perché anche quello è lavoro. Poi molto d'accordo, io faccio delle cose in bocconi ogni tanto, insomma. E l'anno scorso ho avuto un tesista sardo, ragazzo sardo, che ha fatto una tesi per saldare una promessa che avevo fatto io. Avevo promesso alla Caritas di Trivento, che è una diocesi del Molise, che gli avrei fatto un lavoro sul tema della come fare a contrastare lo spopolamento delle campagne. Poi io non avevo tempo, non riuscivo. Alla fine c'avevo sto tesista che viene da una famiglia di agricoltori, hanno un'impresa agricola, che stava facendo un master in Bocconi e voleva lavorare su questa tematica. Alla fine gli ho dato la tesi su questa cosa ed è uscito un lavoro molto bello, devo dire. E qual è stata la cosa più interessante? Che in Bocconi, dove si parla di grandi prodotti finanziari, insomma di imprese fatte in un certo modo, durante la discussione della tesi hanno cominciato ad arrivare docenti di altre materie, di economia aziendale, e hanno scoperto che il micro agroalimentare è un grande business in questo paese. Perché poi questa è un'altra cosa che da noi ci diciamo poco, ma se mettiamo insieme tutta la filiera del micro agroalimentare di questo paese, altro che marginali, cioè la potenzialità di produzione e distributore di ricchezza che abbiamo in questo paese è veramente una roba che è molto più alta rispetto a quella dell'impresa manifatturiera. Allora, io sono contento perché in Bocconi prima ho cominciato a rompere le scatole, o anche in Bicocca alla facoltà di economia, per dire guardate che il welfare è un grande business, va bene, volete vederlo dal punto di vista del business e non dal punto di vista sociale come lo sto guardando io, benissimo, guardate che è un grande business, e l'hanno capito.
infatti Bocconi fa un grande master sul welfare, l'agroalimentare, guardate che può essere un grande business, e cominciano a ragionare su questa cosa. Lo dico anche per vantarmi, perché sono un po', insomma, megalomane, eccetera, ma lo dico soprattutto perché la cosa interessante è portare dentro delle competenze diverse da quelle che siamo abituati, con le quali siamo abituati a interloquire. Questa è un po' la questione. L'altro ragazzo che ci ha fatto quella bozza di logo che miglioreremo per il, perché giustamente il consiglio dell'esperto ci vuole, è un ragazzo che ha studiato ad Ascoli Piceno come grafica e design, e mi ha detto che in un loro esame hanno portato avanti la tematica di un prodotto da, insomma, dal campo alla, al marchio, marchio, pubblicità e quant'altro. Quindi stiamo come associazione cercando di prendere da fuori e introitare tutte queste specificità che ci vengono proprio da, dai ragazzi. Prima dicevi di quel ragazzo che viene da un paese qua vicino, una cosa che ho visto io molto interessante è che ragazzi che vengono dalla città portano dei punti di vista molto diversi dai nostri, perché non so, il loro punto di vista è il punto di vista di chi non è abituato a stare in un contesto agricolo, di campagna, eccetera, eccetera. Quindi paradossalmente, come dire, hanno dei punti di vista che non hanno la l'influenza della nostra storia, delle nostre radici in questo contesto. E ci dicono delle cose che lì per lì possono sembrare delle gran stupidaggini, ma sulle quali, se invece ci si riflette un po', effettivamente ci possono essere degli spunti interessanti di evoluzione. E, vabbè, tutto questo lo dico per dire che sicuramente dal punto di vista, no, dal punto di, esattamente, ma per aggiungere che guardate che mettendosi insieme nelle economie di scala si possono fare delle cose, come dire, tradizionali, tra virgolette, miglioramento dei processi produttivi, condivisione delle attrezzature, condivisione degli investimenti, eccetera, eccetera, ma si possono fare anche delle robe innovative che in questo paese si fanno poco. Per esempio fare ricerca e sviluppo sulla produzione agricola locale, una roba che facciamo poco o niente, anche nelle facoltà di agraria, anche nelle facoltà di agraria, facciamo poco o niente, e soprattutto se portiamo dentro, diciamo, delle competenze, dei saperi strani, diversi da quelli a cui siamo abituati, no? Se porti economia, porti design, eccetera, possono aggiungere valore alle cose che stiamo facendo. Questo è molto, molto importante. Paolo, non so se vuoi dire qualcosa ancora? No, credo che su questo no. Va bene, Rosa, possiamo chiudere qua per il pancino. No, ma noi siamo per la tranquillità, per cui, insomma. E, no, allora finiamo qui questa sessione di questa mattina, e ci ritroviamo alle 3 qui con chi ci sarà, magari studieremo un setting un po' diverso per essere più interattivi. E, oggi l'oggetto di questo pomeriggio sarà l'oggetto del desiderio. Concretamente, cos'è che possiamo fare a Vinirvino Murge per lavorare sulla valorizzazione del prodotto tipico locale? Ecco, cercheremo di rispondere a questa domanda cercando di intuire delle cose.